Amici, siamo a Monteforte Irpino, proprio davanti al comune, perché qui il sindaco e tutta l'amministrazione comunale si sono tagliati lo stipendio, le indennità e hanno utilizzato i soldi risparmiati per servizi di pubblica utilità. 33.000 euro risparmiati. Andiamo subito a parlare con il sindaco Costantino Giordano. E stiamo salendo qui al comune di Monteforte per vedere, ecco qua, vedete? Sindaco, segreteria generale, andiamo a vedere. Permesso, vediamo, dovrebbe esserci sindaco. Permesso. Salve, signor sindaco. Ecco qua, siamo arrivati dal sindaco Costantino Giordano. Buongiorno. Ciao. Vice sindaco. Sediamoci, perché questa è una, ecco, permesso, è una grande, grandissima novità, insomma. Ma caro sindaco, a Monteforte ti sei tagliato lo stipendio del 40%. Diciamo che è la volontà di tutta l'amministrazione Giordano. Appena vinte le elezioni, noi già dall'anno scorso abbiamo rinunciato, ma non diciamo numeri, insomma, tra 32 e 35, fino a raggiungere anche il 40 del nostro vice sindaco, che è quello che rinuncia di più. Noi abbiamo deciso di prendere questa iniziativa per aiutare le fasce deboli, qualcosa sul trasporto scolastico. Adesso a breve credo che compreremo le giostine ai bambini della scuola d'Alvanella. Abbiamo messo qualcosa sul capitolo i nonni vigili, per la pulizia delle strade. Tutte iniziative sociali, però tecnicamente, allora diciamolo, parliamo proprio chiaro ai nostri telespettatori, di quant'era la tua indennità, il tuo stipendio da sindaco? Da sindaco lordo era intorno a 3.200 euro al mese. Adesso con questo taglio che vi siete fatti, che ti sei fatti, invece è di? Lordo è 1.880, che netto arriverà a 1.200, 1.250, cioè di preciso. Non... Certo, comunque diciamo siamo intorno al 40%. Abbiamo rinunciato, io credo, facendolo nel bene del paese, a tanto, anche con un piccolo segnale si possono fare grandi cose. Sì. E invece in questo caso è una cosa molto bella, si aiuterà il sociale, il vice sindaco, piacere anche di conoscerla. Tecnicamente vogliamo parlare proprio di questa... Noi partimmo, come ha detto giustamente il sindaco, partimmo dall'anno scorso da un ragionamento, cioè ovviamente c'era una situazione di grossa deficitarietà del bilancio. Per garantire il diritto allo studio, quindi mettemmo parte della nostra indennità, il 25-30% l'anno scorso, proprio per garantire appunto il servizio di trasporto scolastico e quindi attraverso la mobilità garantire il diritto allo studio costituzionalmente ovviamente sancito. Quest'anno, come giustamente diceva il sindaco, ci sono stati ulteriori adeguamenti, quindi siamo partiti da quel taglio del 25-26-27%, a cui poi c'è stato un adeguamento Istat di un altro 5%, più l'adeguamento a classe diciamo superiore, perché come comune stiamo appunto superiamo i 10.000 abitanti, quindi complessivamente si aggira questo taglio intorno ai 20.000 euro, il totale è 33.000 euro che spalmiamo al momento su sei capitoli, quindi come diceva il sindaco dalle giostrine della scuola Montessori d'Alvanella fino ad arrivare al trasporto scolastico che assorbe un terzo di quello che abbiamo deciso di devolvere. Che quindi 33.000 euro da utilizzare per iniziative sociali. Prendiamo esempio dal comune virtuoso di Monteforte, dove appunto non ci sono sprechi, anzi si risparmiano soldi e si danno alle persone che hanno bisogno. Abbiamo deciso tutti, sindaco con tutti i consiglieri, tutti. Quindi non è solo il Movimento 5 Stelle, ma anche la vostra analista civica, quindi voglio dire, è una cosa veramente bella, bella da fare. Facciamo tutti come l'amministrazione comunale qui a Monteforte. Grazie signor sindaco, complimenti ancora, grazie al vice sindaco, veramente. E ci vuole costanza, vi aspettiamo per la prossima puntata. And I want to be